Il mondo del calcio ai vari livelli continua a interrogarsi faticosamente sulle incognite di questa stagione sportiva, in pausa forzata, senza le necessarie garanzie circa la ripresa. Faticosamente perché con la pandemia ancora in corso, per quanto ci siano dei piccoli segnali incoraggianti, è davvero difficile fare previsioni. C'è da gestire l'attualità più stringente, in particolare sul fronte economico, il pagamento degli stipendi, magari avvalendosi della cassa integrazione, e poi delineare ipotesi per la conclusione del campionato, cosa per certi versi necessaria per evitare il tracollo economico di tanti club, anche a costo di spingere la stagione fino a tutto il mese di luglio. Argomenti che saranno sul piatto lunedì mattina, quando tornerà a riunirsi l'Assemblea di Lega di Serie B attraverso la piattaforma online che permetterà la presenza in videoconferenza dei rappresentanti delle società e del presidente Balata. In quella sede si discuterà delle risultanze dei tavoli aperti con la federazione e con altre componenti, dove la Lega ha portato proposte economiche e organizzative per la salvaguardia della categoria e del sistema, sempre nel rispetto della tutela della salute, delle prescrizioni dettate dal governo e delle autorità medico-scientifiche. Su alcune ipotesi era intervenuto anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che sul sito TuttoB ha dichiarato: dobbiamo attenerci ai dettami dei medici, taglio degli stipendi, servirà buonsenso da parte di tutti, c'è bisogno che ognuno di noi faccia qualcosa per salvaguardare il sistema calcistico. La spalmatura? C'è il rischio di rovinare due campionati al posto di uno. In tema di calcio giocato, ha detto la sua uno dei più esperti della squadra biancazzurra, Cristiano Del Grosso, che ha rivolto un pensiero anche a Bergamo, avendo giocato in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Ce l'ho nel cuore come città. A me dispiace, mi sono venuti i brividi, insomma, vedere certe immagini. È il problema un po' di tutti, ecco, vedere Bergamo così forte, così bella in ginocchio. È stato brutto, diciamo così. Io, il mio parere, che uno può anche continuare a finire il campionato perché è giusto che sia così, poi alla fine, però a noi giocatori ci devono dare un tempo, ci devono dare una preparazione, ci devono ridare una quotidianità che fino a che non abbiamo più. E il giocatore, quando sta fermo un mese, è da ricostruire psicologicamente e fisicamente, quindi è inutile che quasi si possa dire e si continui a dire sì giochiamo porte chiuse di qua di là, sì ma che uno spettacolo che non ha, cioè lo spettacolo si deve preparare, si deve ripreparare, si deve riaffrontare una preparazione mentale e fisica, perché tornare al Poggio, allenarsi, avere una partita di domenica, sinceramente io non ci vedo, non è calcio. Il mio pensiero è quello di riprepararsi per finire un campionato in modo dignitoso, in modo vero, in modo serio, ma proprio per rispetto nostro, per rispetto dei tifosi, per rispetto della gente, che se si ritorna a rivedere uno spettacolo come il calcio, che magari farebbe anche bene dopo un periodo di merda in questo modo, però deve essere un calcio vero. E qua ci sono squadre che si giocano promozioni e retrocessioni, quindi che sia una cosa seria, credibile, questo è il mio parere.